tante immagini meravigliose, spesso e volentieri scattate da uomini, ma non solo. Infatti, sempre di più, e questo ci fa molto piacere, ci sono anche molte donne che si immergono. Quest'anno sono 8 e Piero, che è sempre molto sensibile, devo dire, in questo senso, ha deciso che è giusto omaggiarle. Anche incoraggiarle in qualche senso. Bene. Le invitiamo? Allora, le chiamiamo una a una sul palco, le invitiamo a salire così anche le premiamo con un omaggio. Sono Enrica Callegaro, le accogliamo con un applauso mentre arrivano, Irina Frankovic, Isabella Quagliato, Lilia Cekovtsova, questo era complicato, Roberto Franzotte, Elisabetta Frazzetto, Maria Agnese Aramini, Ilaria Maria Giulia Rizzuto. Grande applauso per la comunale tutte quante, grazie. È bello vedere che anche le donne cominciano ad apprezzare il mondo del mare, a scendere sotto per poter scattare delle immagini meravigliose. Non sappiamo se saranno tra le premiate, immagino di sì, insomma, della giornata, però non possiamo anticipare nulla. Prego, se vi disponete in fila così poi possiamo vedervi tutto, facciamo anche una foto ricordo, magari c'è il nostro fotografo che saluto e tra pochi secondi ci fa tutte quante le foto. Prego, accomodatevi pure. Eccola qua che stanno arrivando. Eccole qua queste donne meravigliose, io saluto anche Elena che ci sta dando una grande mano consegnando tutti quanti i fiori. E allora Piero, un omaggio floreale a queste donne che amano il mare e che ci hanno regalato delle immagini bellissime. Ci sono che fiori meravigliosi, che ha sempre un pensiero straordinario il nostro Piero. Allora io ne approfitto mentre consegniamo i fiori per capire anche un po' a voi come nasce questa passione per il mare. Iniziamo da te, tu sei? Elisabetta Frazzetto, e il mare secondo me regala sempre qualcosa, in qualsiasi momento. È tanto, regala sempre qualcosa. Ecco, anche la donna si può immergere tranquillamente e può, dire, regalarsi queste belle emozioni. Tu come hai scoperto che avevi questo desiderio? È sempre stato un mio desiderio fin da piccolina e sono riuscita ad esaudirlo e sono contenta di poterlo praticare. Il nostro mare, il mare di Chioggia, è veramente un bel mare, pieno di colori, pieno di vita, è veramente bello il nostro mare. Ecco, questo è un bel messaggio d'amore per il mare della nostra città, grazie. Stiamo consegnando a tutti quanti l'omaggio floreale, ne abbiamo ancora qualcuno, prima di fare naturalmente la foto ricordo. Allora, scopriamo un po' da dove arrivate. Tu dall'ascendo però non mi senti dire di Chioggia, no? Chioggia, tutta Chioggia, non sono Chioggia, sono di Palazzo. Perfetto, poi proseguiamo. Nome e da dove arrivate? Isabella Quagliato, vengo da Padova. Perfetto, tu? Lilia di Schio. Agnese Ramini, da Padova. Erika Callegaro, da Padova. Roberta Franzotta, Gorizia. Sono Irena, vengo dalla Slovenia. Perfetto, grande applauso, ci ha praticamente rappresentato tanti tagli e non solo da parte di queste donne meravigliose. Piero, ti metti beato tra le donne nel mezzo, che così facciamo una foto ricordo. Eccolo qua. Diamo la possibilità naturalmente di uno scatto. Fate un bel sorriso, il fotografo è lì, eccolo qua. Un applauso generale alle donne che fanno foto sott'acqua, grazie di essere state con noi, grazie mille. E adesso andiamo invece alla presentazione delle foto, entriamo nel vivo Piero, quindi rimani qua con noi e invitiamo con noi anche Ezio Giuffrè che è il presidente della giuria e quindi sarà lui a raccontarci piano piano perché le varie foto sono state scelte, quindi il momento importante perché adesso andremo a presentare tutta una serie di scatti bellissimi che sono stati scelti dalla giuria e verranno premiati e poi andremo naturalmente a scegliere quello che è lo scatto vincitore che sarà uno in particolare e tra poco lo andremo a svelare. Intanto accogliamo Ezio Giuffrè che così ci presenta naturalmente il lavoro svolto e cominciamo a chiamare uno a uno tutti quanti i premiati. Ezio, ci sei? Eccoti, ben trovato. Allora, dicevo prima, anche guardando le immagini, che il lavoro diventa sempre più complicato e complesso, ci sono tante foto bellissime, ci dai qualche criterio su come lavorate quando scegliete le foto, magari in particolare quello che avete utilizzato quest'anno? Sì, c'è una prima visione un po' generale di tutte le immagini e chiaramente, anche se molto spesso le immagini possono essere anche belle, ma magari c'è un piccolo difetto, può essere una sfocatura, può essere un intruso, qualcosa che in qualche maniera la rovina e quindi siccome le foto sono tante bisogna stringere, quindi la prima scrematura, poi la seconda e così via fino ad arrivare a una trentina di immagini e quindi quelle poi si scende,
quelle che ci hanno impressionato di più, che hanno colpito di più. Logicamente una giuria è fatta di persone, quindi così. C'è un elemento di soggettività, insomma, quando c'è giudica, ci sì. Poi siamo nella fattispecie tutti fotografi, i giurati sono fotografi. Assieme a me c'è Renato Lagrassa, che è un fotografo subacqueo esperto da tanti anni, è organizzatore di viaggi e fotografo veramente di qualità. E Johannes Kinezos. Johannes Kinezos è un fotografo naturalista, non è un fotografo subacqueo, ma è, fra l'altro è un editor, è un art director di una rivista a caratura internazionale. Quindi diciamo che la giuria in qualche maniera ha le mani in pasta, ecco. Insomma, qualificata, come si dice. Allora, siamo pronti per premiare. Quest'anno è un po' diverso degli anni scorsi, ci sono 28 foto, se non ricordo male, che premieremo. No, 11. Ah, 11, perfetto, ok. 12 col con 12 con il vincitore. Quindi okay. Sostanzialmente uno è stato premiato come la foto più bella e gli altri sono semplicemente ex aequo. Ok. Andiamo a presentare le prime immagini, iniziamo con Adriano Marchiori, lo accogliamo con un applauso, lo invitiamo qua sul palco con noi e mentre lo attendiamo cominciamo a vedere intanto le immagini che vengono premiate. Quindi io devo leggere adesso? Sì, la motivazione così nel frattempo arriva anche... Scusate. Enzo Meo? Enzo Boscolo, Enzo Boscolo allora per la consegna del premio e Adriano Marchiori invece per... Sì, attendiamo un attimo se arriva anche... Allora, eccoci qua, eccolo qua. Una piccola premessa. Quest'anno, visto che le foto sono 12 e non 3 o 4 come gli anni passati, noi siamo sempre stati abituati a dare una piccola spiegazione, una motivazione su ogni fotografia. Quest'anno è stata particolarmente sintetica perché dobbiamo rispettare i tempi e quindi... L'aspirazione, la motivazione del perché ci è piaciuta è veramente breve, molto sintetica. Okay. Allora, Adriano Marchiori, un'azzeccata scelta dinamica e cromatica unita ad una piacevole composizione. Ecco, sintetica davvero, lo invitiamo qui al centro palco per la consegna del premio, poi c'è anche Enzo Boscolo che è il vicepresidente dell'associazione e socio onorario. Allora, anche per te un saluto. Grazie a tutti per la presenza così numerosa, stiamo facendo un bel lavoro, speriamo di continuare. Grazie. Consegniamo l'attestato e anche naturalmente il libro dei Riff, foto ricordo. Grazie mille. Tra l'altro puoi rimanere qua perché c'è un'altra foto, tra l'altro che ti riguarda, quindi evidentemente hai fatto davvero delle immagini molto molto belle. Prego Ezio, ci vuoi raccontare la seconda immagine? Mostriamola. Ecco, la seconda immagine, il forte contrasto tra lo sfondo e l'occhio rendono lo scatto interessante e inquietante. Indovinata la composizione semplice ed efficace. Un grande applauso, quindi due premi non mi sembra male. Grazie a Adriano Marchiori, grazie mille. Invitiamo adesso il prossimo premiato con noi Alex Michelin. Facciamo un bel applauso. Eccolo che arriva. Ci vuoi raccontare come mai avete scelto la foto di Alex? L'estrema sintesi è questa, composizione, cromia e contrasto semplici ed efficaci rendono l'immagine piacevole ed astratta. Eccola l'immagine, un bel applauso, lo invitiamo a centro palco anche con Enzo Boscolo che consegnerà anche a lui naturalmente l'attestato e il premio. Ci dai qualche informazione su questa foto? Dove l'hai scattata, ti ricordi? Scattata a Barcola, vicino a Trieste. Beccato in un momento frontale e via. Era la foto giusta da mandare al concorso. Decisamente sì. Un bel applauso anche per te, naturalmente la consegna di un ricordo. Grazie di essere stato con noi, complimenti. Proseguiamo adesso con Claudio Toniolo. Claudio Toniolo, facciamo un bel applauso. Spieghiamo un po' il criterio con cui avete scelto la sua foto. È uno scatto semplice, piacevole e ha la sua forza nel cromatismo e nel contrasto con lo sfondo. Un applauso, eccolo che sta arrivando, anche per lui naturalmente il libro del Riff dell'Adriatico, che è quello che stiamo presentando quest'oggi e stiamo regalando. Enzo, anche per in questo caso una bellissima immagine, devo dire è bello vedere tutti questi fotografi che scattano delle cose meravigliose. Un ricordo anche per te di dove hai scattato questa foto. Questa è stata scattata a Rijeka, mentre c'erano
dei pesci che mangiavano su fondo e sopra c'era questo pagello praticamente che guardava e io sono riuscito a prenderlo di fronte proprio. Bisogna cogliere l'istante, no, in questi casi? Sì, sì, infatti. Era fermo lì e in un momento gli ho fatto il fuoco. Ecco, la vediamo quest'oggi, grazie naturalmente, complimenti per questa bellissima immagine. Foto ricordo, proseguiamo adesso con il prossimo. Chiamiamo con noi Irena Frokovic. Spero che l'ho detto giusto. Ok, quindi chiamiamo con noi Irena Frokovic. Iniziamo con la foto, aspetta che mi sposto così la possiamo far vedere bene. Delicato e azzeccato il contrasto di colore tra verde e rosso delle ovature. Gli anni passati spiegavamo sempre tutte le immagini in termini di un contrasto, lo studio di un contrasto particolare, cioè i contrasti di item. Troppo complicato e troppo lungo quest'anno, quindi abbiamo abbandonato questo modo di valutare le immagini. Ok, allora mi sono fatto dare anche la corretta edizione che è Frokovic, dico bene. Vieni al centro che così riusciamo a consegnarti bene. Un grande applauso e un ricordo di questa immagine, come l'hai scattata e dove l'hai scattata? L'ho scattata in Slovenia, vicino a Pirano, dove mi immergo di solito. Ho visto subito che mi piaceva tanto e così. Scatto, via! Tra l'altro tu non lo sai, ma abbiamo scelto due foto, quindi in verità facciamo anche il bis, facciamo dire anche l'altro, ci rispostiamo così ce la miriamo bene. Composizione semplice, molto efficace, unita al contrasto tra colori complementari, uno dei contrasti di Ethan. Eccolo, fantastico, doppia soddisfazione, quindi direi doppia razione di applausi, grazie mille a Irene Frokovic. Allora, proseguiamo adesso, il prossimo premiato è Marco Costantini, che invitiamo qui sul palco con un grande applauso. E anche per lui andiamo a vedere l'immagine scelta, ci racconti qualcosa su questa foto, che cosa ha colpito la giuria? L'immagine è piaciuta perché si differenziava rispetto a tante altre, perché rappresenta molto bene l'ambiente e chiaramente l'Adriatico è veramente una forza, l'ambiente in Adriatico è veramente una forza, molto spesso poco visibile. Quindi poterlo rappresentare così, acqua pulita, il gattuccio in prima vista, veramente un'immagine. Immagine di grande interesse naturalistico che descrive efficacemente l'ambiente, equilibrato, il contrasto e il cromatismo. Perfetto, un applauso, viene al centro Marco Costantini. Tu da quanti anni ti immergi e fai queste foto? Sono 25 anni che sono collaboratore di Piero e ne abbiamo viste tante. C'è sempre una bella emozione quando si scende. Emozione, sì, poi questa tenuma qua è una tenuma molto a largo, è quasi 20 miglia fuori, è un posto unico, davvero eccezionale. Grazie mille, Marco Costantino, un applauso. Prossimo premiato, Marco Fantino. Fantini? Ah, Fantin, senza l'occhio, me l'hanno messa, scusa, Marco Fantin. Spieghiamo la motivazione. Allora, composizione efficace, acromia decisa, con forte contrasto di colore che unito a sfumature delicate trovano forza compositiva nel contrasto deciso tra sfondo e contorno bianco, attenuato dal basso contrasto del rosso. Questa è bellissima, davvero, molto molto bella. C'è un grande applauso allora per Marco Fantin, giusto con la N, Fantin. Tipico Veneto, perfetto, anche per te il libro e la consegna naturalmente di un ricordo. Una passione che nasce quando per il mare? Una ventina di anni fa, cominciato dagli studi di biologia e poi portata diciamo anche alla fotografia. Complimenti, grazie di essere stato con noi. Il prossimo che invitiamo è Riccardo Fiorin, un applauso anche per Riccardo Fiorin. Intanto ci godiamo la sua immagine. Il fuoco di artificio. È meravigliosa anche questa. La sensazione che scaturisce osservando queste immagini è allegria, quella che si trova osservando i fuochi d'artificio. Fotograficamente cromia e contrasto sono particolarmente efficaci. È vero, sembra quasi Ferragosto a Chioggia, devo dire, bellissimo.
Un applauso anche allora per Riccardo Fiorin, che attendiamo qui sul palco, ecco che sta arrivando. E sempre per premiarlo abbiamo Enzo Boscolo, che adesso consegnerà il libro e l'attestato naturalmente per questa bellissima immagine. Intanto piano piano ci stiamo avvicinando verso poi la premiazione del vincitore, dico bene, così raccontiamo tutto. Allora, benvenuto Riccardo, raccontaci un po' qualcosa di questa foto che colpisce molto, dicevamo sembrano quasi fuochi d'artificio. È una foto che ho fatto in Laguna di Venezia aprile-marzo di quest'anno, in un posto dove sono particolarmente abbondanti questi spirografi, su un metro e mezzo, due metri d'acqua. Bene, ci hai regalato questo bello spettacolo quest'oggi. Grazie mille, anche per te un ricordo della giornata. Andiamo con il prossimo, Stefano Scortegagna, lo mettiamo sul palco con noi, complimenti. E intanto ci racconti la foto? Delicatezza, contrasto e cromatismo delicati si completano insieme a una composizione quasi astratta. Eccola l'immagine bellissima, attendiamo che arrivi anche Stefano, così possiamo consegnare anche a lui un ricordo di questo pomeriggio. Benvenuto, ciao, raccontaci qualcosa di questa immagine, anche in questo caso c'è molta poesia. È una foto fatta in Croazia quest'estate, pochi metri d'acqua, mi sono divertito a creare questa immagine, molto... A me piace molto, insomma. Ok, complimenti davvero, è piaciuto anche alla giuria, infatti sei tra i premiati della giornata, bravo, grazie. Allora, andiamo adesso invece ad un altro premiato e poi andremo, se non ricordo male, con la premiazione del vincitore. Quindi, ultima foto, diciamo così, premiata e poi la proclamazione del vincitore, Tomo Godnich. Lo invitiamo sul palco con noi. Interessante lo scatto, è incentrato sul contrasto tra sfondo delicato e monocromatismo del soggetto. Quest'anno siete stati veramente molto molto succinti, infatti non fanno neanche in tempo a fare il percorso per arrivare fino a quassù. Allora abbiamo Tomo Godnich che adesso viene sul palco con noi e con questo abbiamo completato tra l'altro quello che è il percorso, diciamo, delle foto premiate. Poi avremo il vincitore, libro visto che hai scritto un pochetto di più sul vincitore. Ho avuto mandato di sindaco. Ok, perfetto. Allora Tomo, benvenuto. Tu arrivi da dove? Where you come from? Slovenia, come? Ok. Ah, perfetto. Da dove arriva che non vi dico da? Viene dalla Slovenia, vicino a Gorizia. Ok, perfetto. Grazie mille, complimenti. Grazie, grazie a te. E allora adesso andiamo a premiare il vincitore. Il momento è quello importante. E intanto, che facciamo? Vediamo la foto o prima diamo la motivazione? Sì, prima la foto. Allora, facciamo la foto. Oh, eccola qua. Vince Claudio. Ho visto anche una standing ovation da parte di qualche collega che evidentemente è gradito. Claudio Zori, ci racconti perché è stata scelta questa immagine, Ezio? Sì, la composizione è semplice, estremamente efficace, il cromatismo è delicato, uniti all'empatia che il soggetto è chiaramente in grado di generare. Sono la chiave di volta di questa immagine. In chiave tecnica, se osservata secondo il sistema zonale di Ansel Adams, si leggono non meno di 6 zone di luce che permettono di ottenere una forte sensazione di tridimensionalità. Bravissimo, complimenti. Allora, vediamo qui vicino a noi Claudio Zori, perché c'è un super premio naturalmente. Piero, ci dici qualche informazione su questo premio bellissimo? Più che altro su di lui, che è la quarta volta che... Ma però non sono uguali, siccome sono fatti a mano, dipinte, no? E lui stesso me l'ha confermato, che ognuno è diverso dagli altri, no? Per cui ne ha veramente una collezione il quarto. Ecco. Non si sa mai, complimenti. 2020, senti, complimenti, intanto ci dici il segreto per vincere tanti premi. E la costanza è insistere sempre, non pensare mai di essere arrivato, provare sempre cose nuove e anche un pizzico di fortuna, perché ci vuole, perché questa situazione, questo delfino si è palesato per 4-5 volte, forse 4, nel diving che frequento in Croazia a Fiume. E io ho avuto la fortuna di trovarlo due volte, una volta ha fatto solamente due passaggi per cui ho fatto qualche scatto
Questa immersione qui invece ha giocato con me per un'ora, quindi ho fatto un'immersione un'ora col delfino. Il problema è che avevo un'ottica sbagliata per la situazione, perché avevo un'ottica macro spinta, per cui ho avuto difficoltà a farlo perché si avvicinava veramente tanto, quindi dovevo tirarmi spesso e volentieri indietro. Comunque uno scatto l'ho portato a casa. Ecco, direi che è una doppia emozione, quindi ricordo di questo bellissimo incontro con un delfino. È una cosa tra l'altro estremamente rara, nuotare, cioè fare l'immersione con i delfini. È rara in generale, è rarissima nell'Adriatico, perché è una cosa veramente eccezionale, ed è ancora più raro il fatto che giochi con te, cioè che stia vicino a te per tanto tempo. È nato un bellissimo rapporto che adesso sarà per sempre grazie a questa immagine. Complimenti ancora, un grande applauso al nostro vincitore 2023, Claudio Zori. Ezio, anche quest'anno abbiamo portato a casa questi bellissimi risultati. Vuol dire, al centro sono stati davvero molto bravi e devo dire che ogni anno ci regalano delle belle emozioni, no? Sì, sì, è sempre molto piacevole esaminarle, guardarle, e quindi siamo felici anche noi, insomma. Bene, grazie anche al nostro capo giuria Ezio Giuffre, un grande applauso. Piero, vieni al centro con me perché adesso parliamo di un'altra storia importante, no? Di un relitto che c'è qui a Chioggia, e qui so che tu vuoi dire qualcosa. Sì, che spero che non rimanga un orfanello, cioè con la qualità di vita che abbiamo da noi, e ci sono anche dei passaggi che potrebbero essere chiusi con dei relitti, no? Io spero che Chioggia sia la prima, perché adesso si può farlo, c'era un veto una volta, non c'è più uno. E anche io ho avuto contatti con gente che potrebbe immergerli e sanificati, cioè che non hanno nessun problema, e sono fonti di vita. Ma poi oltretutto con l'Adriatico, tenete che molto spesso il fondo è fangoso, per cui è facile che la visibilità non sia buona. In superficie i fiumi molto spesso portano giù anche lì acqua torbida. La fascia centrale, dove si potrebbero veramente mettere dei relitti, darebbero la possibilità non solo di creare vita. E vi faccio vedere l'Eudokia II, ormai è quasi dal 93 che è affondato, quanta vita ha fatto, no? E potrebbe, ma perché? Ma non è dappertutto così, è particolarmente nella zona delle Tenue, perché vi ripeto, i fiumi Brenta e Adige, no? Portano giù non solo porcheria come si pensa, ma anche alimento, no? Per cui mettere dei relitti ma che non disturbino le Tenue, e si può fare, io ho fatto tutto un progetto, sarebbe veramente a livello turistico subacqueo una grande novità. Tu stai lanciando un nuovo messaggio, insomma, dici, visto che un certo risultato l'abbiamo ottenuto, il prossimo step sarà quello di creare questo fondamento di alcuni relitti. Certo, che non costa niente se andiamo da gente che vuole liberarsene praticamente. Grazie. Ecco, questa è l'idea, la proposta del nostro Piero Mescaltini. Adesso vediamo un video di qualche minuto su che cosa è successo sull'Eudokia, che è invece affondata, e lì è nato un mondo meraviglioso. Qualche minuto di video per capire che cosa è successo.